Buongiorno da me e dal sederone di Jason, che oggi è girato così, vabbè, a vita propria ormai questo pupazzo. Comunque, salve, oggi domenica si prospetta una giornata di cucina e io non vedo l'ora e lettura. Ho deciso di portarvi insieme a me in questa giornata perché voglio provare a fare i Knockedly e il Perkelt, ovvero una pasta, una specie di pasta fatta in casa ungherese con lo spezzatino. Poi voglio portarmi avanti con le letture per mare di libri e leggere anche qualche cos'altro visto che mi è arrivato un fumetto in questi giorni. E niente, pensavo potesse essere un'idea molto carina un po' anche per sentirmi meno sola oggi e magari per darvi qualche spunto interessante. Per prima cosa questa mattina voglio fare il latte vegetale. Ieri ho messo a mollo un po' di anacardi e oggi li metto nel frullatore con un po' di acqua, sale e miele. Filtro poi il tutto e trasferisco in un contenitore da poter mettere nel frigo in modo da far mantenere il latte per almeno 3 o 4 giorni. Io adoro il latte di anacardi, è molto buono soprattutto con il caffè o nei dolci. Per colazione mi ritaglio invece dei quadrotti da questo dolce che ho preparato qualche giorno fa a base di yogurt, frutti di bosco e la base fatta con avena, burro di noccioline e datteri. È veramente molto fresco e sfizioso. E sono ancora qua, sto un sacco comoda sulla poltrona con Jason. Comunque adesso penso che leggerò un po' prima di iniziare a preparare lo spezzatino perché poi dovrà cucinare diverse ore. Ho intenzione di andare avanti con L'albero delle bugie che sto leggendo in prestito digitale. L'albero delle bugie di Frances Hardinge, che ha scritto anche La voce delle ombre, uscito recentemente, un libro che sicuramente avrete visto da qualche parte perché ha una copertina molto molto bella. Ho intenzione di leggere anche quel libro, poi più avanti per prepararmi insomma a mare di libri. Se non conoscete questo festival dedicato alla lettura per ragazzi, vi consiglio di guardare nelle schede qua sotto in descrizione perché vi lascio qualche videovlog dell'esperienza che ho fatto durante gli anni, degli incontri a cui ho partecipato. Quest'anno conto appunto di incontrare la Hardinge, quindi voglio assolutamente leggere questo e se riesco La voce delle ombre. Dovrebbero essere tutti e due dei fantasy un po' dark, da come vengono descritti, nel senso che affrontano comunque delle tematiche un po' più cupe e hanno appunto un elemento magico, diciamo. Per il festival ho intenzione di leggere anche altri titoli, magari vi lascio linkato qua sotto in descrizione il post che è uscito ieri, dedicato appunto alla mia TBR. Ho già terminato Mio fratello rincorre i dinosauri, molto molto bello, di intanto si vede il mio pigiama, di Giacomo Mazzariol che sarà presente appunto al festival. Non sono più abituata a tenere la telecamera, cioè la fotocamera insomma, con la mano, ho bisogno dei miei treppiedi, vabbè, e nulla, quindi voglio andare un po' avanti a leggere e poi voglio anche leggere questo fumetto qua perché mi sa molto di lettura da domenica, un po' leggera, frivola. Si tratta di uno yaoi, è il primo di una serie ancora in corso in Giappone, Yaichi Beach Club si chiama, di Ogeretsu Tanaka, autrice che ho già conosciuto con Neon Sign Amber, che mi era piaciuto molto. Questo ha toni molto più leggeri di quel fumetto, però sono comunque curiosa, poi magari fra una mezz'ora ci riaggiorniamo. Invece di leggere, ho passato tutto il tempo a creare animazioni sulla cibi, ho creato delle GIF. Con la polpa rimanente dal latte vegetale ho intenzione di fare dei cracker salati, ci aggiungo quindi un po' di olio, sale, pepe, origano e paprika piccante ungherese. Stendo tutto su una teglia, aiutandomi con un cucchiaio o con le dita, e poi do una forma a mo' di cracker e in forno. Eccoli qua, super crispy.
Come vi accennavo, per pranzo ho intenzione di fare dello spezzatino con i Knockedly, una pasta ungherese, ma non sono riuscita a filmare granché perché molte cose sono andate storte. Questo però è il risultato finale ed è più che soddisfacente. È ormai passata l'ora del tè e mamma mia, sono distrutta. È stato terribile fare i Knockedly perché ci vorrebbe, diciamo, un attrezzo apposito per tagliare la pasta in modo che vengano dei gnocchetti piccoli, ma appunto io non ce l'ho. Ho provato con la grattugia, ma l'impasto è molto morbido, comunque un po' appiccicoso. È successo veramente un casino, ci ho messo un sacco di tempo, quindi ho pranzato abbastanza tardi, meglio per lo spezzatino che è venuto molto molto morbido, era veramente buonissima, ha fatto anche un po' di salsina proprio buonissima e niente, cercherò di recuperare in qualche modo l'attrezzo per fare i Knockedly perché sono buoni. Io intanto sono un po' sconvolta perché mi sono messa un attimo a leggere a letto e ho preso l'abbiocco, ogni tanto chiudevo gli occhi, sapete? Quello stato in cui dormite, chiudete un secondo gli occhi, poi quando li riaprite non capite nemmeno dove siete, che cosa stavate facendo, che ore sono, ma avete chiuso gli occhi veramente solo 5 minuti. Ecco, era un continuo così, quindi mamma mia, devo risvegliarmi in qualche modo. Stamattina invece non ho letto niente perché, come avete visto, ho giocato a fare delle piccole animazioni, soprattutto con le foto dei miei gatti, soprattutto con la Cibi. In realtà ho preso delle sue foto, le ho ritagliate, ho fatto delle piccole animazioni e niente, ho perso tempo così alla fine. Mentre cerco di riprendermi e tornare produttiva, voglio parlarvi velocemente di nuovi accessori Daniel Wellington, perché da metà maggio sono disponibili gli anelli sul loro sito. Io addosso ho uno dei modelli più semplici che è disponibile sia in oro rosa come questo qua o in argento da uomo o da donna. Ha un prezzo, se non sbaglio, di 29 euro e lo adoro. Peccato che ho preso una misura un po' troppo grande per me, ma mi piace veramente tanto. Ha un colore molto bello, si sente comunque che non è bigiotteria. E non lo so, è una di quelle cose semplici, classiche, che però abbini veramente a tutto. Questo sembra un po' una fedina e non so, lo adoro. Dal loro sito avevo scelto anche un altro anello che è sempre in oro rosa con delle strisce rosa ed è un modello soltanto da donna, solo che appunto l'ho preso un po' troppo grande e l'ho dovuto regalare a mia mamma. Almeno lei lo può sfoggiare, ma mi è dispiaciuto un casino perché se stavo magari un pochettino più attenta, l'avrei indossato veramente ogni giorno. Per evitare di fare il mio stesso errore, vi consiglio di andare sul sito, nella sezione anelli guida alle taglie, trovate sia un video che delle istruzioni che potete stampare. In questo caso occhio, perché le istruzioni che avevo stampato io mi sono venute stampate più piccole, quindi quando sono andata a fare poi le misurazioni mi sono venute delle taglie che non erano quelle vere. Quindi occhio, controllate sempre anche con un righello o il metro da sarta, insomma, di fianco comunque ad ogni misura c'è riportata anche la dimensione in millimetri del diametro, quindi occhio, controllate due volte. E appunto potete prendere sia le misure, insomma, delle vostre dita, sia misurare gli anelli che avete già. Quindi se avete un anello cui siete affezionati, che sapete essere della misura giusta, potete posizionarlo sul foglio che avete stampato ed individuare facilmente la dimensione corretta. Se siete curiosi, trovate qua sotto in descrizione il link al sito dove potete trovare non soltanto gli anelli ma anche gli altri accessori, gli orologi, eccetera. E se siete interessati a qualcosa potete usare il codice CB15 per avere 15% di sconto. Non è un codice affiliato, io non ci guadagno assolutamente nulla, ma può esservi comodo se volete risparmiare un po'. Sembra a me o Jason si è leggermente girato perché è incuriosito anche lui, solo che tu non hai dita dove infilare gli anelli, Jason. È un bel problema. Qua invece sbucano le mie piantine, queste sono perfette se vivete in appartamento e pensate di avere il pollice nero, cosa che pensavo di avere anche io perché a casa dei miei ho ucciso anche non volontariamente, ci tengo a sottolinearlo, un sacco di piante, anche delle piante grasse addirittura. Queste invece le ho da più di un anno e sono in splendida forma. Magari vi lascio il link qua sotto in descrizione del post che ho fatto sul blog in cui ve ne parlo più nel dettaglio. C'è anche il nome scientifico, insomma, così le potete ricercare, però ve le
consiglio perché sono veramente molto molto carine. E a proposito, ho delle piantine nuove da farvi vedere, non so se magari può interessarvi o meno. Io sono particolarmente orgogliosa del mio piccolo spazio verde in casa. Innanzitutto ho preso un croton, questa era la pianta preferita di mia nonna, e da quando ce l'ho ho fatto queste tre foglie nuove, vedete, sono proprio verdine. È una pianta molto molto bella, vedete, anche colorata. Ha bisogno però di tantissima luce e di controllare spesso l'acqua, cioè va innaffiata abbastanza frequentemente, quasi tutti i giorni in estate. Io adesso la sto tenendo sotto controllo, quando vedo che è secca la innaffio. Poi la mia amica Sara mi ha dato qualche ramettino di questa piantina qua, che adesso non mi ricordo il nome, comunque ha delle foglioline belle cicciotte, e praticamente una di quelle piante non cadenti, come posso spiegarvi? Insomma, fanno i rami e si allungano. Sono una frana nello spiegare. Comunque mi ha lasciato questi tre ramettini. Forse l'ho innaffiata un po' troppo, ma appunto non è una pianta che conosco, quindi ci devo prendere bene le misure. Però per adesso, boh, sono 2 o 3 settimane che è qua e è ancora viva. Questa invece è la pilea, è un cucciolotto della pianta che vi ho fatto vedere poco fa. In pratica era piccola piccola alla base della pianta che avevo già. Io l'ho semplicemente tagliata e messa in un vaso, e tra l'altro questo è il secondo vaso in cui la metto, perché è cresciuta tantissimo, era veramente un cosino piccolo, e adesso invece è cresciuta un sacco, ha fatto tantissime foglie e continua a crescere, a ingrandirsi. Qua altro travaso che ho fatto l'altro giorno, la menta. Non so se vi ricordate, avevo piantato la menta nel vaso piccolino a forma di gatto di Tiger, solo che ho notato che iniziava a soffrire un po', perché comunque non era forato sotto, era abbastanza piccolo, quindi ho cercato di trapiantarla in quest'altro vaso, e vedo che alcuni rami si sono rafforzati, cioè alcune piantine si sono rafforzate e iniziano a fare proprio le foglioline della menta. E niente, questi erano bene o male le new entry. Qua c'è la monstera che sta da Dio, fa un sacco di foglie nuove, queste sono tutte nuove, queste sta più ben che mai, sono troppo contenta. Ultimo biscotto rimanente, no, non sono veramente troppo buoni, non perché li ho fatti io, ma sono tipo una droga. Non so se capite anche voi quando siete da soli, soprattutto la sera in casa, mi sembra che ci sia troppo silenzio e mi fa un po' senso, vabbè. Comunque, a parte questo, sono in compagnia di Jason perché voglio parlarvi di un fumetto, ho bisogno di un appoggino. Allora, ho terminato di leggere Yerichi in Beach Club di Ugeretsu Tanaka. Ah, è folle, è veramente folle. C'è un linguaggio molto molto colorito. Le parti, diciamo, esplicite presenti sono censurate, però è molto molto spinto, ma proprio in maniera assurda, cioè come se non ci fosse in realtà una vera e propria storia dietro, ma un insieme di scene, di atti, di cose che fanno, perché essenzialmente il protagonista si trasferisce in una nuova scuola e deve iscriversi per forza in un club. Decide di optare per quello di fotografia perché non è bravo negli sport, non è bravo, che so, a dipingere, eccetera eccetera. Però scopre dopo che in realtà il club di fotografia è un club di ragazzi pervertiti che si basa esclusivamente sul sesso. Praticamente ogni mese devono avere tot rapporti, altrimenti è assurdo, non lo voglio nemmeno dire quello che fanno. E niente, io e Jason vi salutiamo, che mi vado a preparare. Leggerò ancora un po' magari a letto L'albero delle bugie, visto che ho letto solo una 50ina di pagine e ancora non è successo niente, quindi voglio assolutamente proseguire. E nulla, spero che questo vlog vi sia piaciuto. Lo dico come al solito perché, insomma, mi fa doppiamente piacere se una cosa che mi piace anche a voi, o vi è stata utile di ispirazione o di compagnia in qualche modo. Buonanotte, ciao ciao!